Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno e buon mercoledì. E allora, c'è questa polemica tra Marchisio e i tifosi della Juventus, nella fattispecie, se non sbaglio, i Drun, che hanno fatto questo striscione pesante, molto pesante, che si chiude con un Marchisio nella vita merda, un uomo di merda. Perché nasce questa polemica? Ma è una polemica subita, una polemica che non ha senso. Io sto con Marchisio, ma non perché sia un fan di Marchisio, ma perché nella situazione che andiamo a snocciolare, Marchisio ha detto semplicemente la verità. Non è che Marchisio ha detto qualche fesseria o ha offeso qualcuno. Non ha offeso nessuno, Marchisio. Marchisio è un lecchè della società, ma loro parlano di lecchè. In 3 anni non avete fatto un coro contro Allegri. Non avete mai manifestato il malessere che la Juventus stava vivendo. Mai. Quindi non penso che Marchisio possa essere giudicato come lecchè della società. Ribadisco, cosa ha detto Marchisio? Marchisio ha detto che a Torino ci sono più granata, e questa è la verità. Ma questo l'abbiamo sempre detto: Torino è una città granata, la Juventus poi è in tutto il mondo, in tutta Italia. Ma questo l'abbiamo sempre detto. Per quanto riguarda la passione, ma la passione, ragazzi, volevo mettere le coreografie di Milano con le coreografie del derby dell'amore, volevo mettere le coreografie di Roma con le coreografie nostre. Vogliamo mettere le coreografie di Marassi, sponda Genova, sponda Sampdoria, con le nostre coreografie? Dai, non c'è battaglia, soprattutto in questi 3 anni. Quindi questa la trovo stucchevole e esagerata, questa presa di posizione nei confronti di Marchisio. Non mi sento assolutamente di giustificare questo striscione così pesante. E ribadisco, io non sono un fan di Marchisio. Non è che ogni ex giocatore si può mettere sempre a fare lo scendiletto nei confronti della società, in tutto e per tutto. Se magari qualche volta c'è la situazione in cui, non lo so, come in questo caso, non è che va contro, ma qui dice la verità. Cioè, non è che sia possibile sempre di nocciolare amore. Bisogna essere anche liberi con i pensieri, liberi di esprimersi. E non è che ogni volta uno può sempre, poi, come si suol dire, ridursi a manifestare questo odio così. Non è così. E poi in questo caso Marchisio ha detto la verità. Torino è Granata come quantità, come numero. Torino è più tifosi del Granata. Poi noi Juventus viviamo, siamo a Milano, siamo a Cesena, siamo in Sicilia Sud, e impazza il tifo juventino in tutta Italia e in tutto il mondo. Quindi polemica assurda e anche secondo me irrispettosa, perché Marchisio è bene o male. Bene o male Marchisio ha dato sempre tutto per la Juventus, dalle giovanili è sempre stato un juventino verace, è sempre stato un juventino vero, e quindi non penso che ora, ma addirittura perché va alla Rai, a cui siete sempre, io poi sono quello che faccio polemica, sempre viviamo sempre in una situazione polemica impressionante. E non è così, secondo me hanno sbagliato a fare questo striscione che non ha senso. Comunque ragazzi, poche parole, perché ci tenevo a esprimere il mio pensiero su questa situazione, perché ribadisco, Marchisio Non ha detto una falsità. Guardate, se avesse detto una falsità, sarei stato il primo a dire: Marchisio, vattene a fare un culo. Ma io questo lo posso fare anche con Del Piero. Io non ho pelle sulla lingua, e già l'ho fatto quando Del Piero si è espresso in maniera positiva per Allegri. Io l'ho subito, l'ho sfanculato. Io pelle sulla lingua non ne ho.
Non me ne faccio io, come si suol dire, figli e figliastri, non ne faccio. Io se c'ho da dire una cosa la dico, anche su Diogo Motta. Diogo Motta per me adesso, con Thuram che Douglas Luiz che sono arrivati, aumentano le responsabilità. Se prima doveva vincere, adesso devi vincere ancora di più. Non è che ora tu rifacciamo una squadra e io aspetto il progetto. Non ce n'è progetto. Qua bisogna vincere, o almeno cercare di vincere e farla competitiva fino alla fine. Lottare fino alla fine, fino all'ultima giornata. Poi se vince e si mette, abbiamo un discorso. Ma non è che io posso aspettare adesso e parto con i primi quattro. Arrivare in Champions, no, puntare dritto allo scudetto e fare una buona Champions. Io ti sto facendo la squadra, ti ho fatto già un centrocampo, ti ho fatto, e ancora non abbiamo finito. Quindi, appunto perché io non ho pelo sulla lingua, ragazzi, attenzione, se Motta parte male, se Motta dovesse partire male, partire no, ma strada facendo. Dopo 7-8 mesi la situazione non guaglia, a me mi si accendono già tutte le spie dell'olio, mi si accendono subito, non ce ne sono, cazzi, mi si accendono tutte le spie dell'olio, mi si accendono. Va bene ragazzi, una buona giornata come sempre, e ribadisco, toglietelo questo striscione, non ha senso, non ha senso. Una buona giornata e come sempre, ma si scingazzate fino alla fine, forza Juve.